Noi pensiamo che il futuro non si chiude, il futuro non si può chiudere. Dopo un anno di straordinarietà vogliamo adesso programmare. Non si può continuare a curare la pandemia con le chiusure. I commercianti scendono in piazza. Confcommercio e Confesercenti lunedì 1 marzo creeranno una vera e propria catena di mobilitazione. A distanza di un anno dall'entrata in vigore delle misure anti-Covid, il settore del terziario è arrivato al limite del sopportabile. Albergatori, agenzie di viaggio, guide turistiche che da un anno intero si trovano con il cerino in mano, ma non solo loro. La catena umana di circa 300 partecipanti si snoderà per le vie del centro cittadino attorno alle 11. Ma la mobilitazione partirà dai Bastioni, arriverà fino sopra alla Pieve, poi una delegazione arriverà in prefettura. C'è l'intento di attirare l'attenzione verso le imprese che nel 2020 hanno perso 200.000 posti di lavoro. Ci sono interi settori che soffrono una situazione devastante per uscire dalla quale servono norme comprensibili. Non è possibile che questo virus il giorno dorma e la notte vada in giro, come fosse un felino, no? I felini dormono di giorno e la notte vanno a cacciare, cioè se c'è di giorno c'è anche di notte, quindi se non c'è di giorno non c'è neanche di notte. Salute e lavoro devono convivere, è il nostro slogan. Draghi nel suo discorso di insediamento ha garantito che si impegnerà a dare informazioni certe e tempestive sugli adempimenti per la categoria. Non è accettabile che si dicano ai ristoranti, il giorno per il giorno di San Valentino, poche ore prima, che devono stare chiusi, con prenotazioni già raccolte. Che si dicano, non riguarda Arezzo, però insomma è significativo, agli impianti sciistici, con la gente già sul posto, con gli alberghi prenotati, con gli impianti attivi, che poche ore dopo si cambia idea e non si aprono più. Serve più rispetto per gli operatori e per chi lavora in queste attività. Ma come tutti noi abbiamo massimo rispetto per i problemi di salute e la sensibilità di tante persone, ma come diceva Franco occorre lavorare. È passato un anno dall'inizio della pandemia, le imprese sono allo stremo e noi possiamo trovarci fra poco con le imprese chiuse e con le difficoltà che questo comporta per la desertificazione che significa per le nostre strade, per i nostri centri urbani, per i nostri paesi. Sarebbe un disastro che credo non possiamo sopportare, quindi riaprire in sicurezza è lo slogan che noi dobbiamo affermare, il nuovo governo dovrebbe saperlo interpretare.